mio allenamento tipo, diciamo, è diviso appunto tra la preparazione fisica e la preparazione tecnica in acqua. E ultimamente sto dando molta importanza alla preparazione fisica perché il campo olimpico di Weymouth è un campo molto ventoso. E io mi sveglio la mattina verso le 7:30, faccio uno stretching molto leggero per attivarmi la mattina. E dopo la colazione vado in palestra, faccio crossfit, poi esco in acqua in una giornata tipo non tantissimo, 1 ora e mezza, mi concentro di più sugli aspetti tecnici, preferisco fare 5 minuti che me li ricordo per come ho portato bene la barca piuttosto che quantità enormi. Naturalmente è 20 anni che faccio il laser. E la sera vado a fare stretching e mobilità su un tatami con un maestro di judo, e quindi è tutto riguardo forza, resistenza, ma senza la sensibilità in tutte le parti del corpo non ha senso niente. Imparare a usare i piedi permette anche di settare il cervello con i piedi e quindi di prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo, quindi sì, lo consiglierei per rinforzare la struttura. Guarda anche il tuo piede quanto lavora, Marzia. Bella. Guarda quanto lavora. Da Londra vorrei sentire dentro di me più che altro la consapevolezza di aver dato il massimo, di non avere niente da recriminare. Quindi di andare lì e dire la mia e di essere consapevole che ho fatto tutto per tutto per arrivarci e che lì avrò dato tutto per tutto. E poi anche il fatto di comunque sentirsi appoggiati, perché negli sport come anche Marzia fa, in questi sport singoli, sei da solo con te stesso. È vero che lì non ci sarà niente, nessuno che ti darà una mano, sei tu che indovini o sei tu che sbagli, che vinci o che perdi, ma non sei mai veramente da solo perché ti porti dentro tutte le persone che erano vicino a te, che ti hanno aiutato, che hanno creduto in te. Avere la fiducia di uno sponsor, particolarmente poi nel ramo sportivo, dà più fiducia in se stessi. Perfetto. Vedi però Michele Marzia, che è un piede molto più ingegneristico, sì, quando va dietro, come fa? Tac, e poi tac, lei proprio tac, tac, invece è più la logica, non è tac, tac, ma è una roba che lei è molto più brava. Io non devo vedere, io devo essere lento. Tu sei analogico, è vero, è la verità, lei è digitale, no, ma non c'è più, preciso, lei è digitale. Quest'anno che è stato un anno molto particolare perché appunto l'obiettivo dell'anno era centrare la qualificazione olimpica, era importante trovare del tempo per allenarsi e trovare la serenità per allenarsi. La mia situazione è un po' anomala, quindi ho avuto la fortuna di incontrare il gruppo Vibram che ha deciso di sponsorizzarmi, questo mi ha dato una grandissima serenità, mi ha permesso di fare delle scelte lavorative diverse, di allentare i ritmi del lavoro, di incrementare i ritmi di allenamento e infatti nel giro di pochissimi mesi è arrivato il record italiano alla qualificazione olimpica. Quindi esterno, punto, interno, tallone, esterno, punto, interno, tallone, quindi vai giù, esterno, punto, interno, tallone, giù, esterno, punto, interno, tallone. Personalmente per le Olimpiadi in sé per sé sto acquistando sempre più fiducia in me stesso. Adesso al recente campionato del mondo ho fatto un primo, un secondo, risultati che non avevo mai fatto in passato e quindi credo che è meglio che non mi faccia un'idea chiara dell'obiettivo che devo avere se non dare veramente l'anima a me stesso e fare in modo che sia un'esperienza che il giorno in cui si conclude io possa essere felice di quello che ho fatto. Diciamo che non mi sento una persona straordinaria, continuo a sentirmi una persona ordinaria che è riuscita a raggiungere e a realizzare un grandissimo sogno. Quello che spero di ridare, ma che forse in parte è già dato, è la speranza a tante altre persone che magari incontrano delle difficoltà nel loro cammino di continuare a crederci, perché alla fine i sogni si possono realizzare, quindi se anche solo un solo atleta insisterà oltre ogni difficoltà per raggiungere i suoi obiettivi, io sarò contenta.